Poi la recita è andata bene. Benissimo, non ci sono stati urti, non ci sono stati più niente, tutto piano. Però lei ha fatto più successo, in effetti. Io avevo dato fede al fatto che lui era il più grande e io ero la piccola. Certo, la piccola certo. Adriana offre un suo fiore al suo grande Maurizio. Questa è bella sta cosa. E quindi quella non l'ho mai più dimenticato. Certo, no? Certo. Queste cose capitano ancora oggi in teatro. No, ma oggi addirittura... Cioè il commendator Gigli dava del lei alla signora che magari era molto giovane. Oggi si dà del tu intanto, no? Non c'è più rispetto in questo senso. No, allora io poi davo del lei a tutti. Ma anche lui dava del lei a lei, nel senso che lui era il commendatore, era Gigli, certo, poteva dire certo. Ma tu, insomma, no? E tra i tenori non ci sono più queste rivalità. No, ma sarebbe bello averli, cioè, come ripeto, questo sarebbe il sale, no, del... Perché poi credo che è una rivalità sana quella che loro hanno avuto, anche fra sì, le diceria fra Callas e la Tebaldi. Che poi alla fine era veramente quello che il pubblico voleva. Oggi non lo so cosa è successo. Non... Erano cose così, non era simpatico però, perché se io non avessi avuto la vedutezza sì. di trovare, scoprire quel fiore e quelle parole... Come sarebbe andata a finire la recita? Come uno che mi odiava. Discrezzi con i tenori ne ha avuti soltanto con Gigli o ne ha altri? No. Ne ha avuti altri? No, nessuno. Con Bergonzi ha cantato lei, sì? No, con Bergonzi, sì, Traviata. No, Reggio di Torino. Ha cantato Adriana anche e Manon Lescaut. Ha cantato dal 54 fino al 57 hanno cantato. 54 era già tenore lui? Sì. Era da poco forse diventato tenore. Sì, da poco. Come si è trovato con Carlo? Bene, anche lui? Bene, io ricordo che ho così lontano, vero, che ne ho passati tanti tenori, certo. Anche quelli che contavano poco, che erano alle prime armi, eccetera. Poi invece... E fra tutti quelli che ha cantato così a sua memoria, qual è quello che lei, il suo favorito? Che si dica di Corelli... Io con Corelli mi sono sentita molto bene, anche perché riuscivo a dargli la calma. Ah, pensa. La tranquillità. Pensa. Mica poco nel caso perché di Corelli. Perché lui aveva, per esempio, in Mini, in Fanciulla del West, al primo atto, quando rientrano e vanno dietro, che dovrebbero andare in questa sala da ballo, sì. vero, per ballare, allora lui cominciava ad agitarsi, si agitava, andava avanti e indietro. Adesso c'è quel do che io devo fare, io non so mica se riuscirò a farlo. Oddio, io devo fare. Ma Corelli, sia buono, sia zitto, tranquillo. Pensi che quello lei lo farà con la massima tranquillità. Poi facciamo una cosa. Lei si siede sul tavolo come deve, come scena, vero? Che era su questo tavolo seduto così con le gambe una più giù, l'altra un poco più su. Lei guardi me, io le sarò là davanti, ci girerò e la guarderò, quindi lei quella nota la deve fare per me, io respirerò con lei e vedrà che verrà fuori una nota meravigliosa, quindi tranquillo, non si agiti e guardi me, io con gli occhi le dico tutto. Siamo rientrati in palcoscenico, lui seduto sul tavolo, vero così, e quando c'è questo specie di duetto, eccetera, e io sempre che lo guardavo con le spalle al pubblico, sorridendo, così. Poi quando si avvicinava la famosa nota, è ancora bella, allora io lo guardavo e gli sorridevo, e gli facevo, ero con le spalle al pubblico, quindi il pubblico non vedeva il mio viso, ma lui vedeva il certo. mio viso e mi guardava fisso. E io gli sorridevo e che gli facevo segno che andava tutto molto molto bene. Straordinario, cioè, straordinario. E dare un aiuto così, infatti veniva fuori benissimo quella nota come niente. Quindi con Schipa, anche con Schipa si è trovata bene lei? Però. Benissimo, e Schipa cantava, aveva una perfezione. Nell'intonazione, nelle mettere il suono, era tutto suoni, diciamo, ecco, che c'era il diaframma di mezzo che sosteneva tutta la baracca, e questo suono che correva, e era un grande maestro di canto, credo, sì, veramente, sì. Ecco, ascoltare lui si capiva
cosa voleva dire respirare e sostenere. Sama, invece cosa... Giordano cosa le ha insegnato sull'Adriano? Ah no, Giordano niente. Giordano... Cilea. Vabbè, Cilea. Ma ci ho sbagliato io. Lui mi ha voluto tanto bene. Ma cosa le ha insegnato in Adriano? Ma cioè, lui non mi ha insegnato nulla. Cioè, io ho appreso tutto dal personaggio. Siccome, come avevo già detto, io amavo conoscere bene i personaggi, non solo il mio personaggio in tutte le opere, ma tutti i personaggi, sapere che chi erano, che cosa facevano, e com'era la loro vita, eccetera. Quindi quello mi aiutava molto anche a capire i personaggi. Ah, lui non glielo spiegava allora? Ecco. Cilea non le ha mai spiegato cosa volesse, né vocalmente né scenicamente? No. Quello era un lavoro che facevo io. Di ognuno di guardare, di pensarlo, studiarlo. Ma no, voglio dire, non è che lei si prendeva delle licenze vocali o il maestro magari le diceva... No, licenze niente, perfettamente, tutte le note erano quelle... O qualche rallentando che non doveva fare, lei faceva... No. Quello che Puccini aveva scritto si cantava, quello che Verdi aveva scritto si cantava. Capito. E infatti c'è la mia famosa romanza, dico famosa perché è famosa, mi ha dato la medaglia d'oro, la romanza del primo atto di Traviata, che io la feci come la facevano anticamente, quello che aveva scritto Verdi. Cioè? Che poi invece l'hanno un po' rivoluzionata, le volte cantano, non so...